A volte 200 anni di ricerche scientifiche sono nulla contro una ricerca di 10 minuti sul forum di come avere un telefonino gratis.it. Credete che l'uomo ragno sia diventato un supereroe grazie al morso di un'arachide? In realtà gli è stato somministrato erroneamente, anziché il suo vaccino all'olio di arachnide, un vaccino contenente olio di palma, altamente cancerogeno. Questo gli ha provocato mutazioni genetiche che gli hanno donato i suoi superpoteri. In diverse regioni sta diventando obbligatorio vaccinare i figli, altrimenti non potranno accedere all'asilo, diventare Spider-Man e, ancora peggio, conseguire la patente per i muletti. Il complottista però pensa che sia anticostituzionale l'obbligo di vaccinare i figli, anche perché se tu vaccini tuo figlio e quindi è protetto, perché hai paura di mio figlio che non è vaccinato e va a giocare insieme ai topi? Ha sicuramente più anticorpi di te e anzi, impara di più coi topi che coi videogame che sono violenti. Il vaccino fa bene, ma perché? Semplice, è senza olio di palma. Per convincere gli antivaccinisti basterà dire che i vaccini sono senza olio di palma. Se un vaccino a base di olio di palma ha permesso a Spider-Man di sparare ragnatele, dire che i vaccini sono senza olio di palma potrebbe permettere di vaccinarsi di più e sparare meno cazzate. Se hai una domanda alla quale non vuoi una risposta, scrivila nei commenti, oppure su MySpace, Netlog o 2.0, tanto non ti risponderemo comunque. E non scordare di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video di Scienziati Mai!